Ritorniamo qui in studio, sempre con la tredicesima puntata di Inta Calabria Sport. Fino a pochi istanti fa c'era Maria Cristina Condello, che naturalmente ritornerà con noi più tardi. L'ho degnamente sostituita con uno degli ospiti che a breve vi... Non mi guardare, Maria Cristina, che a breve vi presenterò. Ricordiamo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che siamo in diretta dagli studi di Radio Studio 95 e Telemelito, canale 632 del digitale terrestre, in streaming su intacalabria.it, girasport.com e passaportopereuropa.com. Potete ascoltarci anche tramite le frequenze, naturalmente Radio Studio 95.it, potete ascoltarci anche tramite le frequenze di Radio Studio 95. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, inoltre, ricordo che potete interagire qui in diretta telefonando allo 0965 78 15 02 o mandare un sms al 349 12 94 525. Questo programma sarà in replica anche domani alle ore 12 su Telemelito e giovedì sera alle ore 21. Dopo aver fatto elencato questi nostri riferimenti, ricordando appunto di ringraziare anche il Simpli di Merito Portosalvo e Boema Marino e il Punto Simpli di Merito Portosalvo, vado a presentarvi quelli che sono i primi ospiti di questa tredicesima puntata di Inta Calabria Sport. Ed ecco quindi che presentiamo, naturalmente già l'avete visto per chi ci sta vedendo, abbiamo qua la nostra, presentati, il microfono. Aperto. Clementina Tripodi. Buonasera, presidente della SS Maria SD Maria Santissima Immacolata. E prima o poi lo imparerò. Da tanti anni che ci conosciamo, non lo indovino come mai. La parrocchia, insomma. Poi abbiamo uno dei giocatori, Angelo Manganaro. E poi anche alla mia destra, anche se non lo vedete in questo istante nelle telecamere, lo vedrete a breve, c'è il nostro super mister Domenico Sciumè. Buonasera a tutti voi, appunto per chi è la prima volta che vivete, siete una delle realtà di Melito che fate calcio a 5, ma non solo, e soprattutto per puro divertimento, per stare insieme agli altri, e appunto, e anche i risultati nel campionato CSI che state seguendo vi stanno dando i risultati. Iniziamo, se vogliamo essere cavalieri, iniziamo prima dal presidente, sia perché è la carica più alta, sia perché è una donna. Allora, sempre microfono. Quindi lo ricordiamo, 349 12 94 525 per inviare sms qui in diretta, magari per fare delle domande alle persone che sono qui con noi. Presidente, noi è la seconda volta che ci vediamo qui in questa trasmissione. L'altra volta abbiamo spaziato più nell'ambito femminile, visto che tu fai parte, sei responsabile regionale del CSI femminile, ma questa volta non parliamo dell'aspetto femminile, parliamo appunto di questa realtà. Cos'è la ASD Maria Santissima Immacolata Meritese? Giusto. Bene, è un progetto, prima di tutto. Noi nasciamo nel 2008 nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata e ovviamente Don Benvenuto Malara, che è il parroco, ci ha voluto, abbiamo proposto di fare sport in parrocchia attraverso la partecipazione di alcune squadre al campionato Oratorio Cup del Centro Sportivo Italiano di Reggio, e quindi dal 2008 insieme a Mimmo, anche ad Angelo, che è uno dei primi, abbiamo iniziato questo percorso. E siamo oggi qui pieni di entusiasmo, un percorso che non è solamente sportivo ma soprattutto formativo. Infatti, appena quando riusciamo, oltre all'attività sportiva ci preoccupiamo anche della formazione dei giovani, quindi almeno una volta al mese facciamo un incontro formativo, ovviamente di natura cristiana, perché nasciamo dalla parrocchia e al centro parrocchiale Immacolata, proprio per seguire i ragazzi in tutto. E oltre Mimmo, sempre dal 2008, c'è Salvatore Romeo che guida questi ragazzi. Voi siete nati nel 2008 e fino ad oggi anche i risultati che avete ottenuto per quanto riguarda la vostra squadra, perché voi quest'anno siete solo calcio a 5, ma in passato siete stati anche pallavolo. E sì. Poi che altre attività svolgete? Noi abbiamo fatto pallavolo, calcio a 5, oratorio cup, poi abbiamo l'over 40 e abbiamo fatto anche femminile.
dove tu hai giocato anche. Sì, sì. Lo ripetiamo sempre. All'inizio, considerate che abbiamo praticamente per ogni sport abbiamo fatto vinto nel 2011 abbiamo vinto l'Oratorio Cup, siamo stati la prima squadra a vincere il trofeo che poi adesso è itinerante. E nel 2008 l'Over 40. Nel 2008 l'Over 40 e poi con la femminile abbiamo vinto 3 campionati, l'ultimo l'anno scorso. Quindi e con la pallavolo invece abbiamo vinto il passaggio alle fasi interregionali a Catania ed è stata veramente una bella esperienza, perché comunque quando si è con i giovani e si fa questo sport così senza interessi né economici né di altra natura, poi ci si diverte veramente, sono le cose che rimangono. Mister di calcio a 5. Sì, responsabile. Più che mister. Come è nata questa passione? Cioè, prima di iniziare questo progetto avevi allenato o è nato così per caso? No, e poi ti ha preso? Io non ho allenato, però da ragazzino ho sempre praticato sport, il calcio, quindi ho giocato anche in squadre di prima categoria, promozione, e poi niente, il ruolo? Il centrocampista esterno. Poi avevo, insomma, tra il lavoro e la famiglia avevo un po' lasciato. Poi ci siamo ritrovati così un giorno con Clementina, che cercava così di preparare questa società e non aveva, insomma, aveva bisogno di qualcuno che seguisse un po' tutta la parte tecnica e anche soprattutto, oltre alla parte tecnica, la gestione, insomma, di sti ragazzi. E allora io, insomma, ho deciso così di mettermi in gioco, no? Di anch'io di scendere e dare una mano. E così è nata questa associazione, che ora da tanti anni che stiamo, diciamo, svolgendo questa attività, insomma, un'attività di aggregazione più che altro. E poi certamente l'agonismo e l'attività è normale che quando poi si gioca, come ben tu sai, ci segue, qualche volta viene anche ad arbitrare, cerchiamo di divertirci vincendo possibilmente, se no ci accontentiamo anche solo del divertimento. L'importante è sempre quello che è il rispetto degli avversari, degli avversari e delle regole. E poi naturalmente ha parlato il presidente, ha parlato il ministro, dobbiamo vedere ora uno dei giocatori come si comporta. Il presidente è una donna, quindi non credo abbia attacchi di ira, sì, tranne qualche partita. Il mister invece come vi catechizza sia a livello di allenamenti che durante le partite? Mimmo Sciumelo, diciamo, io Mimmo Sciumelo lo chiamo, poi sì. Diciamo, è da tanto tempo che lo conosco, sia a livello calcistico che sia a livello personale. Per me è una persona squisita, diciamo, ormai è da un po' di anni che frequento lui, giustamente mi trovo bene tutti i sensi, giustamente, e cerca, diciamo, di portare avanti questa bella squadra, che è da un po' di anni che giustamente che governa lui. E io sinceramente mi trovo benissimo. Ma durante le partite, ma soprattutto nei momenti difficili, riesce a mantenere la calma? Ogni tanto si arrabbia come ogni mister? Come ogni mister, diciamo, no? Diciamo che ogni squadra cerca, diciamo, di avere sempre il meglio, no? Per i suoi ragazzi. Ci sono anche delle frasi che dice sempre Mimmo, noi lo prendono un po' in giro, dai, dillo. No, dicono che certe volte si incavola perché quando vedevano, diciamo, che non c'è poco impegno, questo o quello, oppure, diciamo, cerca di... State accorti. Stiamo accorti noi e cerchiamo di mantenere, diciamo, di mantenerlo sempre calmo. Però poi tutto sommato poi non c'è niente. Ma da dire. Dobbiamo anche dire che abbiamo vinto la Coppa Fair Play, che è un bel premio, è il premio che si dà alla squadra che... diciamo che più educata, meno cartellini, questo per noi, questo è un premio, forse il premio migliore che potessimo, insomma, potessimo ambire. Naturalmente oltre alla vittoria, mi sembra 3 anni fa o 2 anni fa è stato nel 2011 avete vinto, sì, siamo arrivati in finale e poi abbiamo vinto per la prima volta, sì, nello stesso anno è stato il campionato e la classifica per play, quindi pare che sia stata una delle finali più belle che nel CSI, sì, Regino, sì, si sia visto, perché c'è stato un fair play con la squadra di Archi. Ero in campo, si ricorda. Sì. Ah, c'è, ricordo, sì, ma al di là no, è stata una bella vittoria. Al di là della vittoria, delle vittorie, perché si perde e si vince, come in ogni, l'importante è poi alla fine l'aggregazione, insomma, che è la cosa molto più importante. Quindi è stato un anno, il 2011, in cui il presidente ha dovuto pagare più premi. No, non c'ero neanche alla finale, però il premio è quello per cui anche si gioca, quindi, ma presidente, attenzione. Questa è stata una bella esperienza. È arrivato un SMS, ricordiamo, al 349
119 12 94 525 che dice: complimenti Clementina, col microfono ormai ti destreggi molto bene. È già la seconda volta ti è servito a Spirito Gioco, magari anche come dico agli altri, dico a Cristina, se vuoi passare qui dall'altra parte magari puoi fare un programma, non so. Sì, teoricamente lo sport delle donne possiamo metterla così. Quali sono gli obiettivi che voi avete da qui al proseguo della stagione? Sia a livello di presidenza, i giocatori sappiamo devono giocare per vincere ancora il campionato in corso, quindi sia a livello di presidenza che a livello di mister. No, per quanto mi riguarda io sono contenta intanto per come sta andando questa stagione. Soprattutto perché c'è un gruppo, cioè il gruppo vecchio è stato integrato con altri ragazzi nuovi che si stanno trovando bene, si sono integrati bene. Il mio obiettivo è quello di portarli in chiesa il più possibile, cioè nel senso che almeno una volta al mese debbono venire a fare questi incontri di formazione, perché altrimenti non avrebbe senso fare il CSI. Noi abbiamo scelto il CSI giusto perché, proprio perché è legato alla Chiesa, ci ritroviamo nei valori dello sport CSI, che è quello cristiano, e quindi questo. E un po' continuare con questo gruppo. Tra l'altro, poi sicuramente qualche altra volta li inviteremo, perché questa sera non sono potuti venire, oltre la squadra, questa prima squadra, questa la chiamano come prima squadra perché è quella diciamo più vecchia, nata nel 2008, c'è un'altra squadra che partecipa all'Oratorio Cup. Quest'anno abbiamo diviso Immacolata Meditese, cioè quella storica, così mi sentisse, e poi Immacolata 2013, nata l'anno scorso proprio in occasione della Coppa Oratorio che si è svolta a Vocale a giugno dell'anno scorso. Quindi sono due squadre, una seguita da Mimmo Schumè e l'altra seguita da Nunzio Tripodi. Insieme anche a Salvatore Romeo, e quindi magari in qualche altra trasmissione li inviteremo, perché stasera non riuscivano a venire. Significa che abbiamo lavorato bene, ma non solo io, ha lavorato bene chi comunque lavora con me in maniera molto gratuita, volontaria, per cui eravamo così tanti, cioè c'erano tante adesioni e abbiamo dovuto fare due squadre. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di comunque continuare su questa strada. La cosa bella è che dopo il messaggio che è arrivato, dopo sì, si è preso il microfono in mano, ha parlato naturalmente lei e poi ha detto li inviteremo, cioè ormai si è calata nella parte, cioè Clementina, guarda, se qualche volta magari vuoi venire anche a affiancare, faccio io tu e Cristina così a affiancare le trasmissioni, sì. Visto che ormai tu ti estreggi benissimo con il microfono, quindi saliremo anche di livello, tu sei un rappresentante regionale del CSI, non solo femminile, quindi è una cosa molto importante. Sì, mister, invece quest'anno quali sono i propositi della squadra? Fino ad oggi state lottando il vostro girone con l'Armo, però stiamo andando bene, ma al di là dei risultati sempre sportivi dobbiamo tenere sempre ben presente l'aggregazione e il divertimento, e certo puntando sempre in alto. Speriamo che anche quest'anno riusciremo un attimino ad arrivare nell'alta classifica per poi accedere alle fasi eliminatorie, per arrivare poi alle fasi finali. C'è qualche premio quest'anno per la vittoria, Presidente? Magari cucinerai tu la classica mangiata finale. C'è da dire che ogni anno noi facciamo il pane caldo con parmigiano e quant'altro a casa mia verso giugno, per festeggiare sempre qualche vittoria, perché obiettivamente qualche vittoria all'anno ce l'abbiamo. Te la cacci praticamente con il pane caldo. No, insomma, sono 20 kg di pane, 60 persone, quindi. Però no, io sicuramente anche Mimmo ci aveva pensato, oltre l'Armo ci sono bellissime squadre nel nostro girone. La domenica abbiamo giocato contro Arghillà. Sì. E di cui responsabile è Natale, adesso non ricordo Martorano. Il cognome, Natale Martorano. Sì, che è una squadra piena di giovani promettenti. Ed è una bellissima realtà, perché più forse anche di noi o comunque di altri utilizzano lo sport come strumento educativo e di aggregazione, perché sappiamo che Arghillà è un luogo un po' particolare. E loro hanno proprio questa missione, quella di coinvolgere tutti, soprattutto chi non è coinvolto in realtà diverse. Quindi è bellissimo questo di questo campionato, che si incontrano tantissime realtà, magari alcune non sono il massimo, ma altre ti fanno capire che
realmente lo sport ha un valore educativo. Ricordiamo, visto che stiamo parlando dell'oratorio CAP fatto dal CSI Reggio Calabria, salutiamo il presidente Paolo Cicciu e tutte le persone che collaborano con lui, che quest'anno l'oratorio CAP è arrivato ad avere ben 36 squadre in tutto il territorio reggino. Tutte parrocchie, quindi anche più squadre come nel vostro caso della stessa parrocchia, quindi questo è un risultato ottimo che premia anche il lavoro che è stato compiuto in quest'anno. E poi la cosa, visto che si parla di parrocchia e molta gente non sa, anche la bestemmia che molte volte c'è nello sport viene punita col cartellino rosso. Quindi questa è un'altra cosa che contraddistingue. Che contraddistingue questa realtà, insomma, questo percorso, insomma, che il CSI sta portando avanti, diciamo, da diversi anni. E poi un'altra cosa che mi è successo l'altra volta quando sono andato ad arbitrare a Montebello, no? Perché ormai avete capito, arbitro anche per passatempo, per divertimento, e durante una partita tra Santa Caterina C e Masella A, praticamente c'è stato il Don Gattuso. Che è uno dei parroci molto attivi che c'è nella zona a Montebello, è entrato nel campo, così si è seguito la partita lì. È stata una cosa molto, molto carina e fa capire appunto che, cioè, serve anche ai giovani il fatto che figure importanti, carismatiche, come per esempio il parroco, ma potremmo dire anche, non diciamo rappresentante dell'amministrazione, altro, perché siamo in zone ormai che è meglio non parlare, però il parroco è una figura diciamo molto carismatica, emblematica, quindi il fatto di averli vicino li aiuta anche nei momenti di debolezza. In merito, infatti, volevo sottolineare che prossimamente cercheremo, insomma, di disputare una partita con la presenza del vescovo di Morosini di Reggio e col nostro parroco, la cui presenza, insomma, ci renderà, insomma, ci sarà il calcio d'inizio del... Sì, sarete assolutamente invitati anche voi, perché realmente il vescovo, quando il vescovo è venuto a fare la visita pastorale nella nostra parrocchia, ovviamente tutti i gruppi parrocchiali sono presentati, ci siamo presentati anche noi regalando una maglietta della nostra società e scherzando abbiamo detto: beh, la inviteremo a vedere una partita a Melito e dice che verrà, quindi probabilmente poi ci vedremo lì. Visto che tu stai facendo ormai le domande preso il posto di tutti, no? Che domanda vuoi fare ad Angelo, che è uno dei calciatori della squadra? Angelo è uno degli invitando, ricordiamo sempre, a mandare gli sms al 349 12 94 525 o telefonando qui in studio per interagire con noi allo 0965 78 15 02. No, magari può ricordare. Assistente, prima, ormai conduttrice. No, può ricordare qualche nome di qualche compagno di squadra, no? Ormai, no, sono le domande che io magari facevo dopo. Fai perché tutto, magari è giusto, non sono potuto di venire qui. No, l'avrei fatto subito dopo, ma apposta ho passato la parola a te perché sapevo già che... Io sono uno dei giocatori più anziani che c'è nella squadra, che esiste nella squadra, quindi è da tanti anni che io svolgo questa. Innanzitutto io gioco, diciamo, per divertirmi, poi è normale quando sono in campo poi io ci metto quel minimo di spirito per vincere la partita, come fanno tutti, diciamo, i ragazzi delle altre squadre. Niente. La squadra è composta da... Scusa che ho parlato io, permettimi se ho parlato io, scusa che mi sono permesso. Io in genere parto sempre dalla panchina. E gli altri, il quintetto base che... Il quintetto base abbiamo, allora, il Agostino in porta, cognome non ricordo. Ferrario. Ferrario, poi c'è Toscano, Romeo, Romeo e Costarella, diciamo, questi sono quattro in portiere, giustamente questi sono i primi cinque che iniziano e poi giriamo, poi il mister decide sempre. E gli altri invece che, diciamo, riscaldano la panchina insieme a te, che poi giocano tutti. Io riscaldo la panchina. No, Angelo lo riscalda, Angelo è il più anziano, e collabora insieme a me anche nella scelta. Devo rappresentare anche questo, no? Aiutare al mister, se c'è qualcosa che non va, diciamo, nella partita. E quindi io, diciamo, giustamente riferisco, no? E poi sempre decide lui. Allora, c'erano due cose, scusa ti interrompo, un messaggio che dice: Clementina parla meno, e poi forse sta arrivando una telefonata, no, non è una telefonata, andiamo avanti, continuo, però Clem parla meno, Clementina ti è arrivato un sms, niente, puoi sapere chi è, non si può leggere. E niente, speriamo di fare anche bene quest'anno. Il resto della squadra non ti ricordi, devi dire tutti i giocatori, perché sennò quando tornerà agli allenamenti poi saranno... Cioè, in macchina c'è, diciamo, Manganaro. Diciamo che non ci sono, non c'è le persone che giocano di meno. Vabbè, Angelo gioca di meno,
poi gioca anche Giuseppe Orlando di meno, e poi abbiamo un altro ragazzo che è Carmelo Toscano, che è anche toscano, che insomma non gioca tanto, però tutto sommato poi alla fine si ruota, per cui il campionato è lungo e ci divertiremo poi. Abbiamo una rosa, cioè, dire, cioè, la e anche nuovi ingressi ho visto, ragazzi. Sì, sì, ci sono nuovi ingressi, poi teniamo ben presente insomma che c'è anche un ragazzo che fa parte della nostra squadra, che si trova presso la struttura a Pilati, Nonitolo Calabro, che noi insomma fa tanto piacere, è aggregato a noi e quindi è inserito in questa nostra realtà, e questo per noi diciamo è molto importante. Continua. No, no, continua, di che cosa parliamo? No, sì, lo so, dopo ci saranno, sono arrivati gli altri ospiti, ci saranno dopo, Clementina, però ancora abbiamo del tempo e dobbiamo dedicarti, ed è giusto. No, che c'è anche questo. Nino Battaglia, Dario Toscano, Davide Romeo. Siamo nove, siamo in tanti nove ragazzi, insomma. E i grandi, tra virgolette, a livello diciamo dirigenziale, abbiamo quindi voi due, presidente e mister, e poi? Poi abbiamo Salvatore Romeo, che fa praticamente di tutto. E poi abbiamo prima giocava anche nell'over 40. Sì, nell'over 40, quest'anno non abbiamo fatto l'over 40 per tanti motivi, ma soprattutto perché comunque quel progetto non interessa più di tanto. E poi c'è Mimmo Martino, uno dei fondatori, anche lui, insomma, sì, in questi. E poi abbiamo tutte le ragazze, insomma, che ci seguono, insomma, abbiamo anche un bel seguito, insomma. E poi naturalmente, come abbiamo detto prima, Don Benvenuto Malara. Sì, sì, che qualche volta veniva a vedere anche le partite, ora un po' di meno, anche per colpa nostra, perché magari non lo coinvolgiamo più di tanto, però lui è più attento agli incontri di formazione, infatti chiama quando salta uno subito. È una cosa molto importante. È arrivato un altro sms al 349 12 94 525. Angelo, fatti sentire, doppio smile, non c'è scritto né sei una donna né sei un uomo, quindi esatto, diciamo, tutto è possibile, magari domani avrai segno, no, sempre un buon segno, domani avrai qualche fans in più. Cosa dire altro? Ricordiamo anche un'altra cosa importante, vi abbiamo detto che stavo levando il microfono, che ci sarà prima o poi questa partita che vedrà in campo anche Morosini, che come CSI il a Roma ti aiuta. Ah, dai. Perfetto, sì, sì. Meno male che c'è Ciccio, non me ne ero ricordata. Il 7 giugno ci sarà l'incontro col Papa in Piazza San Pietro, e sarà allestito il villaggio dello sport CSI. Noi come parrocchia parteciperemo, però penso che dalla provincia di Reggio in 3-400 saremo lì, 3-400 persone. Speriamo di, naturalmente ci saremo. Ci saremo certamente. Ci saremo. Volete fare qualche saluto? Siamo così agli scampoli di questa intervista, così poi ci sono anche gli altri ospiti che già scalpitano per entrare in qui in studio. Vabbè, salutiamo quelli che ci stanno ascoltando, che i nostri pare che forse sono riusciti a capire come si fa vedere, perché avevano qualche difficoltà prima, però c'è Ursula che la salutiamo perché ci sta guardando di sicuro. Non puoi dire che c'è difficoltà a seguirci, Clementina, no, ci hai rovinato tutto. No, difficoltà nel senso personale, no? Non riesci a capire dove deve cliccare. Sì, sì, no. Però scherziamo, che ce l'ha fatto prima, abbiamo dato le indicazioni, perché è semplicissimo, insomma. Se ormai l'hai fatta. No, assolutamente. Però ecco, salutiamo tutti e ci rivedremo sicuramente con l'altra. Se ci inviterete saremo nuovamente. No, Clementina ha detto che ormai, cioè già fa, la prossima volta ci vedremo, invitiamo, fa tutto Clementina, non mi avete per referenza. E così insomma ci aggiorneremo un po' sul percorso, sul campionato. Sì, è come andato. Allora, quindi un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione, naturalmente ci sarà occasione nuovamente. Prima di tutto complimenti per il progetto che state facendo, e ricordiamo appunto che potete rivederli domani alle ore 12 su Telemerito, canale 632, il digitale terrestre, e giovedì sera alle ore 21 sempre su Telemerito, e nei prossimi giorni anche sul nostro giornale online entacalabria.it. Se avete anche cose da dire a loro e non riuscite a contattarli, potete farlo anche durante la settimana tramite un'email a info@antacalabria.it o naturalmente tramite tutti i riferimenti che troverete sul nostro giornale. Quindi io vi faccio un in bocca al lupo, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Grazie. Un saluto ad Angelo Manganaro. Grazie. Un saluto. Presidentissimo. Grazie. Presidentissimo, come ti chiami?
Clementina Tripodi e al super mister Mimmo Sciumè. Grazie un ancora. Saluto a tutto lo staff di Radio Studio 95. Buonasera. Arrivederci, ci sentiamo con voi subito dopo il break, sempre qui dagli studi di Radio 95 e Telemetto e naturalmente streaming su geosport.com, passaportoeuropa.com e naturalmente intacalabria.it. A tra poco.